Buonasera, oggi è il 26 maggio, io sono Chiara Martinelli e sono in compagnia di Edoardo Lombardi. Buonasera. Cominciamo con l'intervista, proprio primissima domanda. Dove e quando sei nato? Firenze, 4 aprile 1994. La casa dove abiti è nel comune di? Pistoia. E in casa sei con altre persone? Mia madre, mio padre e mia sorella. Maggiore o minore sua sorella? Sorella minore del 96. E tua madre e tuo padre che lavoro fanno? Padre geometra, madre infermiera, però insomma, reparto cardiologia, a volte anche al reparto Covid, visto che siamo qui. Qual è la sua attività lavorativa? Allora, attualmente sono studente. Tra un mese circa, posso essere considerato laureando più o meno, facoltà di scienze storiche, lo so, non si può dire facoltà, però va bene lo stesso, facoltà di scienze storiche alla magistrale di Firenze, ricercatore presso l'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea, dove svolgo l'attività di volontario e referente per la biblioteca dell'istituto. E i tuoi hobby quali sono? Hobby, diciamo, mi dedico alla ricostruzione storica, prevalentemente la storia è il mio hobby principale, oltre che futura professione, spero. E per il resto, diciamo, si è incrementata tantissimo durante la quarantena l'attività di videogiocatore assiduo, quindi, diciamo, questi sono i miei hobby principali al momento. Ricostruzione storica in che senso? Di costruzione storica nel senso che diciamo qualche anno fa, 5 anni fa, ho preso parte alla costruzione di un gruppo che si dedica alla ricostruzione storica di specifiche unità e reparti dell'ex esercito della Germania orientale. Ricostruzione storica nel senso che oltre alla ricostruzione specifica di quelle unità, noi ci dedichiamo, io in prima persona mi dedico alla ricerca per quanto riguarda regolamenti, materiale originale, letture, interpretazioni, poi diciamo anche a livello universitario studio quel periodo storico lì, quindi ecco, è tutto contingente in qualche modo. Passiamo ora magari alla parte dell'intervista più focalizzata sul Covid. La Perfetto. prima volta che hai sentito parlare di Covid, quali sono state le tue percezioni? L'ho percepita come una cosa molto lontana, ma credo che la cosa fosse dovuta più al fatto che era dicembre, se non sbaglio, e erano appena emersi i primi focolai in Cina, quindi diciamo che la mia prima percezione non è stata proprio diciamo, non mi sono dimostrato interessato alla cosa. Per la lontananza della notizia, poi vuoi nel periodo dicembre-gennaio, un po' la cosa ovviamente mi ha toccato un po' di più, diciamo, ho cercato di capire più che altro di che cosa si trattava, ma ovviamente nei limiti di quello che passava l'informazione, per quello che seguo online, per quello che seguo in televisione e basta. E poi com'è cambiato poi però nel corso del tempo, quindi da gennaio all'incirca ad ora? È cambiato un po' più drasticamente nei giorni che hanno, diciamo, preceduto il lockdown, ma proprio nelle 2 settimane precedenti. A livello personale ha cominciato a toccarmi un po' di più quando, per esempio, andando ad aprire la sede, andando in istituto a Pistoia, vedevo continuamente gente che se mi incrociava passava dall'altra parte della strada. Io cercavo di scansarmi, ovviamente, cercavo di prendere un minimo di distanze, però proprio c'è stato questo cambio drastico di percezione mia che è dovuto più a questo, insieme anche al direttore, tutte le volte che andavamo ad aprire la sede notavamo questa cosa e il fatto che comunque l'affluenza fosse molto diminuita. Certo, non è che ci fosse stato mai un grande via vai, ma comunque
comunque diciamo è drasticamente minuita nei giorni precedenti. In questo periodo di lockdown, cosa ti ha preoccupato di più? Il mio ciclo sonno veglia è la cosa che mi ha preoccupato di più. A livello emotivo, la distanza da alcuni miei amici che appunto appena ho rincontrato adesso ho sentito molto più distanti. Con altri invece ho consolidato il rapporto proprio per via del computer. Però a livello personale veramente moltissimo il ciclo sonno veglia, perché mi sono ritrovata ad andare a letto a orari improponibili, a svegliarmi ad orari altrettanto improponibili e a modificare di conseguenza anche il ritmo dello studio. Come sono cambiate le tue attività? Tantissimo, perché il lockdown, grazie al cielo, perché se no non avrei potuto seguire le lezioni. Ha coinciso con l'arrivo del PC portatile che ho potuto acquistare con la borsa di studio. Quindi la maggior parte del mio tempo si è concentrata a computer. Quindi questo è il cambio più radicale di attività possibile. Poi ci sono state 2 settimane in cui, proprio per questioni legate a un corso e al fatto che ero molto preso da questo corso qua, appunto, non sono mai uscito di casa, ma proprio mai, neanche dalla porta, pur abitando in campagna. Com'è cambiata la tua vita quotidiana? E come si svolge ora, come si è svolta la tua giornata tipo in questo periodo? La mia giornata tipo, diciamo, nel periodo più, diciamo, più ferreo del lockdown, quindi marzo-aprile, è sempre stata così: sveglia alle 11, colazione barra pranzo, ovviamente, brunch, diciamo così, brunch abbondante, pomeriggio, fino al pomeriggio i corsi se c'erano, e la sera attaccavo a giocare al computer, quindi praticamente il computer stava fisso, acceso, il pomeriggio per i corsi e poi per lo studio, se c'era qualcosa da fare dopo, e poi la sera dalle 9 fino alle 4 del mattino a giocare tranquillamente, o anche fino alle 2 e poi magari si parlava di altro, perché stavo con i ragazzi della mia associazione, quindi... Dove e come avete fatto la spesa? Allora, principalmente all'Esselunga a Pistoia, e basta, ci siamo forniti soltanto lì, ci siamo mossi singolarmente quando andava mio padre, quando andava mia madre, quando andavo io o mia sorella, ci siamo regolati in questo modo. Alle volte ci siamo mossi in coppia, ma separatamente, cioè addirittura un paio di volte in macchine separate, ma perché dovevamo andare a fare la spesa anche per i miei nonni che abitano vicino a casa mia e poi la lasciavamo lì. E com'è cambiata la relazione con amici e parenti e più in generale la vita associativa? Con i miei genitori è migliorata incredibilmente. Con alcuni miei amici è peggiorata in maniera drastica, non in senso, diciamo così, emotivo, ma proprio non c'è stato più contatto e di conseguenza ci siamo un po' alienati gli uni dagli altri. Infatti, nell'ultima settimana, quando ho avuto modo comunque di incontrarne qualcuno, ho notato che c'era una sorta di distacco, cioè non riuscivo a parlarci con quella scioltezza che avevo prima. E invece con un altro mio gruppo di amici, che è quello appunto con cui comunico più spesso al computer, insomma, il rapporto si è consolidato addirittura. E invece com'è cambiata la partecipazione alle attività scolastiche? In realtà universitarie. Allora, credo sia dipesa tantissimo. Allora, io mi sono trovato abbastanza bene, devo essere sincero, anzi, mi sono trovato molto bene nei due corsi, tre corsi che ho frequentato. Questo credo più che altro per il fatto che gli insegnanti, i docenti con cui ho svolto questi corsi, si siano rivelati estremamente
disponibili nonostante le difficoltà e molto più entusiasti a sperimentare i nuovi metodi che non a fuggirli, insomma. Per esempio, il corso di storia dell'Europa orientale in età contemporanea è stato molto difficile perché inizialmente dovevamo coordinarci, ma alla fine è stato quasi, come dire, una cosa nuova ci ha trascinato tutti e alla fine ci siamo dati una mano a vicenda per cercare di avviarlo il prima possibile, nel miglior modo possibile. Quindi in realtà l'attività scolastica, al di là del fatto di essere più o meno vicini e la presenza in aula, non è cambiato molto dal mio punto di vista, ma perché sono abituata a stare al computer anche. E invece il rapporto con i docenti? Per certi versi incredibilmente, diciamo, migliorato, diverso rispetto al solito, cioè si percepiva comunque che la distanza doveva essere colmata in qualche modo. Quindi i punti sono due: o ci alieniamo ancora di più gli uni dagli altri, cerchiamo di fare uno sforzo in più, e quindi con il docente si rendeva più disponibile sia via mail sia via Skype. Vedevamo più spesso sia i docenti sia noi studenti, in alcuni casi vedevamo più spesso gli uni gli altri. Quindi anche da questo punto di vista devo dire, certo, manca la presenza, ma non ho subito particolarmente la cosa, ecco. E se tu dovessi lanciare un appello a professori, tipo di appello lanceresti? Oddio. L'unica cosa che mi sento di dire è che in alcuni casi veramente, cioè, per l'amor del cielo, imparate a utilizzare gli strumenti che ci sono. Imparate a utilizzarli veramente, perché in alcuni casi non, cioè, c'è proprio un'incapacità da parte del docente di capire come dire, il funzionamento di determinate app legate ai sistemi. Al sistema di Windows, c'è chi non sa usare Gmeet, c'è chi non conosceva neanche l'uso che ne so, dello specchio, del condividi schermo su Skype, che ne so, cose del genere. Cioè, cose che magari uno che non ha mai usato Skype nella sua vita riesce comunque ad affrontare molto meglio conoscendo in generale il funzionamento di questo tipo di sistemi. Questa è l'unica cosa che mi sentirei di dire, perché per il resto i docenti sono stati molto disponibili comunque. Un po' impacciati, ma disponibili. In che modo è cambiata la tua vita familiare? Tanto perché comunque, pur aumentando la prossimità e il tempo che trascorrevo con i miei genitori, è diventato meno, è diventato, diciamo, è diminuito molto il tempo in cui ci incontriamo e scambiamo, perché appunto le giornate le svolgo qua al computer. Quindi, cioè, per certi periodi c'è stata anche proprio una difficoltà. Io comparivo soltanto a pranzo e a cena, giù. Salivo su 4 ore magari di corso, come succedeva in alcuni periodi. Quindi 4 ore di fila, più un'altra oretta per mettere insieme un paio di roba, scendevo giù per cena e ritornavo su il tempo di dopo cena. E invece da un punto di vista delle convinzioni religiose, questa esperienza te le ha portate a rivedere? No, ero agnostico, rimango agnostico. E invece per quanto riguarda il benessere fisico e psicologico, hai notato dei cambiamenti? Allora, sul primo periodo sì, perché in qualche modo mi rendevo conto che appunto tutte le cose che ho elencato fino adesso non mi facevano bene, lo sapevo anch'io. Il cambio drastico di abitudini per certi versi quindi mi ha giocato da una parte a favore perché c'ero già abituato, dall'altra a sfavore perché mi ha portato a degli eccessi improponibili e anche la gestione dell'umore. Il primo periodo è peggiorata tantissimo, anche perché avevo il mio di benessere, poi avevo quello dei miei genitori accanto che stava visibilmente peggiorando, avevo quello della mia ragazza che a distanza subiva la cosa come me e quindi, diciamo,
In generale ho cercato di, diciamo, di migliorare la cosa dopo il primo mese, quando ho visto che proprio dovevo cercare di fare qualcosa. Mi sono messo a fare gli esercizi per quanto possibile, camminare, idem, per quanto possibile, correre per quanto possibile, perché la campagna qua, cioè abbiamo spazio aperto a volontà e non ci sono vicini da incontrare. E quindi, diciamo, all'inizio male male, poi meglio. E invece per quanto riguarda i momenti di disagio, cosa avete fatto per risollevarli, ecco, per risolverli? Io ho trovato un grande appoggio nella mia ragazza, che anche lei è studentessa, quindi magari riuscivamo a capirci un attimino di più per quanto riguarda i problemi legati allo studio. Anche da un punto di vista emotivo ho cercato il più conforto possibile in lei. Mi sono riavvicinato molto con mia madre, non so se può essere utile da un punto di vista psicologico, e diciamo, ho dovuto interrompere, causa appunto del lockdown, il percorso di psicoterapia che stavo facendo per la gestione dei problemi d'ansia. Quindi paradossalmente questa cosa mi ha portato però a dover assumere più responsabilità rispetto a quando prima potevo, diciamo, dare per scontate la prossimità con qualunque di queste persone ho elencato. Mentre adesso, a un certo punto, appunto, dopo il primo mese, ho dovuto veramente prendere in mano la situazione, perché se no sarebbe sfuggita completamente. E invece per quanto riguarda le abitudini di lettura, film, musica, hai notato che sono cambiate in questo periodo? Non ho guardato più nessuna serie TV, non ho guardato film, non ho ascoltato musica, perché solitamente l'ascolto quando cammino, o comunque quando vado all'università, quando cammino per il centro di Firenze, quando sono sul treno e quant'altro. Mentre invece ho ricominciato a leggere per forza di cose, perché ho scelto di alternare un po' anche così la presenza fissa sullo schermo. Però prima guardavi serie TV, se ho ben capito, prima del lockdown. Qualcosa guardavo, però diciamo sono sempre stato non ho mai prestato più di tanta attenzione. Diciamo, ho dei miei capisaldi da guardare, avevo alcune serie da finire perché le volevo finire, ma poi basta. E nella lettura su cosa ti sei concentrato? Diciamo che aver scaricato un gioco come The Witcher 3 dall'inizio del lockdown mi ha portato a immergermi nella saga di The Witcher, e quindi ho comprato anche i libri. Quindi ho iniziato a leggere quelli. Ecco, se tu volessi riassumere tutta questa esperienza del lockdown in un commento, quale sarebbe? Oddio, quanto lungo? Quanto lungo? Una singola Quanto frase, un ti commento pare? personale? No, mi ha portato a vedere cosa può succedere, cosa può portarmi, diciamo, alle estreme conseguenze, una clausura definitiva. E non sono state positive. Quindi, da un certo punto di vista, il commento migliore che posso trarre da tutta questa vicenda è che mi ha aiutato a vedere quali sono i miei difetti e come possono essere portati all'eccesso, e a esercitare più autocontrollo possibile, e a vedere quando riesco a rendermi conto delle cose, quando riesco veramente a realizzare che c'è bisogno di fare qualcosa e di darsi una mossa, perché se no va veramente, avrei perso tutto l'equilibrio psicofisico e tutti i ritmi biologici naturali. E senti, ci stiamo avviando alla conclusione dell'intervista. Come pensi che sarà organizzata un po' la società dopo la fine di questa esperienza? Come sarà, secondo te, la nostra quotidianità e anche il modo di fare scuole e università? Io sinceramente non mi aspetto un cambio radicale.
stata un'esperienza insolita, stravolgente, però non mi aspetto cambi radicali rispetto a quello, tutto quello che ha preceduto il lockdown. Diciamo, non sono propriamente positivo da questo punto di vista. Le attività riprenderanno con i dovuti tempi e ritmi, forse anche eccedendo in questo ritardo, però riprenderanno e riprenderanno come consueto, come prima. Benissimo, grazie per l'intervista, Grazie a arrivederci. te.